dico giardino, subito mi viene in mente il giardino per eccellenza, quello di Villa del Principe, uno dei luoghi più simbolici della città di Genova. Davanti abbiamo a noi stazioni marittime e sono con Laura Stagno, professore di storia dell'arte moderna dell'Università di Genova, che ringrazio, che ci conduce in questa villa. Villa è giusto come termine? È giustissimo. Il nome storico è Palazzo del Principe, in effetti era un palazzo il centro del potere di Andrea Doria, della corte di Andrea Doria, dei suoi successori. Però è tecnicamente una villa nel senso che è fuori porta, si trovava subito fuori dalle mura, subito fuori rispetto alla porta di San Tommaso, che adesso è dove c'è la fermata della metropolitana. Villa, palazzo, ma soprattutto non un palazzo dei Rolli. Questo è vero, perché Palazzo del Principe non è mai stato, diciamo, inserito nei Rolli e sorteggiato a seconda della qualità del visitatore e così via. Palazzo del Principe, in quanto proprio sede per eccellenza del potere dei Doria, aveva l'onore di ospitare tutti gli Asburgo in visita a Genova, in generale i membri più importanti della corte spagnola, quindi tutti coloro che erano ad alto livello legati alla corona spagnola. Allora mi viene in mente di chiedere anche chi ci sarà mai passato per questi viali meravigliosi, fioriti, tra l'altro sono uno spettacolo. Beh, certamente ospiti molto illustri, a cominciare dal più importante di tutti, cioè l'imperatore, che viene qui nel 1533 per la prima volta ospitato a Palazzo del Principe e poi in realtà ritorna anche successivamente. Quindi l'imperatore Carlo V, poi suo figlio Filippo, che diventerà poi Filippo II, Margherita d'Austria alla fine del Cinquecento, quando è sposa già per procura di Filippo III di Spagna e va verso la Spagna per incontrarlo, per insediarsi come nuova regina di Spagna e così via. Era un legame fortissimo, era la manifestazione evidente del rapporto che mantenevano con la corona spagnola, privilegiato rispetto a quello di chiunque altro. Quali sono le caratteristiche di questo giardino bellissimo che si affacciava sul mare un tempo? Certo, il giardino esisteva certamente già ai tempi di Andrea, perché per esempio il Partenopeo parla di amenissimi giardini ai tempi di Andrea Doria, e esisteva questo giardino sul mare, anche il giardino a monte, perché ne parla nel 1549 un visitatore inglese. Però è Giovanni Andrea, il successore di Andrea, che entro i primi anni del Seicento completa il giardino e dà adesso la sua fisionomia permanente. Gli assi di simmetria del giardino di Giovanni Andrea rimangono a lungo termine fino all'Ottocento, quando sono poi invece stravolti in un piccolo parco all'inglese. E poi purtroppo c'è il bombardamento che devasta durante la Seconda Guerra Mondiale il giardino e addirittura un cinema all'aperto che forse qualcuno ricorda. Poi il restauro, concluso nell'anno 2000, riporta per quanto possibile la situazione al disegno per i riquadri principali, al disegno dei tempi di Giovanni Andrea, sulla base delle testimonianze grafiche, delle descrizioni e di una campagna di prospezioni archeologiche che era stata fatta ad hoc. Una parte non era ricostruibile filologicamente, questa in cui ci troviamo intorno alla grande fontana, perché troppo stravolta dai bombardamenti, ed è stata ridisegnata su base di analogia di altri giardini dell'epoca. Se questo gioiello lo si può ammirare assieme anche ai saloni interni, abitualmente non soltanto, anche nelle edizioni dei Rolli, c'è un tesoro nascosto che tra poco vi sveleremo.